Ciao a tutti rega, io sono Sassa, qui con me c'è anche Francesco e c'è anche Abbo e come potete vedere ci troviamo sopra una barca che però è un po' diversa rispetto alle altre perché è una barca antica e siamo a Cesenatico che è la sesta tappa del nostro viaggio che è l'Ultrape e io sono molto emozionata perché solitamente vedevo tutte queste barche sul Porto Canale e non sapevo che in realtà si potesse uscire in mare e quindi fare anche delle gite ed è quello che noi abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto un pezzo in mare e tra l'altro Romeo, che forse non si vede, ma no, è quel puntino bianco là in fondo che è al posto, esatto, del timone. E lui ci ha guidato per tutto questo viaggio. Poi quando dovevamo curvare la barca ci sono stati diciamo due marinai che lo hanno aiutato e uno di loro che si chiama Giuliano ci ha un po' raccontato diciamo le sue avventure in mare perché diciamo che ne ha vissute diverse ed è stato un bel momento perché siamo riusciti a capire di più quello che lui ha fatto in mare e com'è anche la vita di mare, quindi adesso ve lo lascio vedere. E niente, a me è piaciuto un sacco, anche a Francesco, anche se non si vede, ma non è abituato perché lui è il nostro videomaker, solitamente sta sempre dietro la videocamera, quindi vi lascio la sua storia. Ciao! 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 Ma va bene, inizia pure. Allora, raga, qui con noi c'è Giuliano, che lui appunto è andato in mare, era un pescatore, e ci racconta un episodio che gli è accaduto in mare un po' di anni fa. Sì, vai Giuliano. Ecco, cominciamo. Allora, eravamo col pescherecci in alto mare, pescavamo da soli con i divergenti. I divergenti sono due assi così, che prendendo acqua allargano la rete, capito? Era l'alba che saltavamo la rete, e non si poteva vedere niente. Ad un tratto viene un gran vento forte dai 70 a 80 km all'ora. Forte. E sai cos'era? Era una tromba marina, però di notte non si vede perché di giorno si possono evitare, invece di notte non si evitano. Fortunatamente mio fratello, che era il capitano, mio fratello fortunatamente distinto ha dato avanti con l'elica aumentato che ha fatto modo che ci siamo usciti dal vortice della tromba marina, perché sai cosa succede se rimaneva lì? Ti leva l'acqua di un fianco e si rovescia la barca. Cavolo! Si rovescia. Ok rega, siamo venuti all'Eurocamp di Cesenatico a fare i nostri questionari per appunto capire come i ragazzi di questa zona hanno vissuto le lezioni online e diciamo che gli intervistati che quindi abitano nelle zone di Cesena e Cesenatico a loro è piaciuta molto, sono piaciute molto le lezioni online e metà di loro le farebbero dalle 4 alle 6 ore e l'altra metà anche più di 10 ore alla settimana nel caso ce ne fosse bisogno. Questi sono stati i risultati di oggi, vedremo quali saranno quelli di domani. La prossima tappa. Ciao!